Noi siamo in compagnia di Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Buon pomeriggio e grazie per essere con noi. Senta, Grazie a voi. le volevo chiedere se i target del governo, ovvero 500.000 vaccinazioni al giorno, è visibile a questo punto. Guardando questi numeri, ripeto, sono della settimana 24-30 marzo, però ciò che disturba è naturalmente le vaccinazioni per gli over 80 che sono soltanto al completo per il 28%, quindi ancora bisogna partire con i 70 e 79 anni. No, credo che l'obiettivo dei 500.000 sia un obiettivo possibile. Per quello che riguarda le vaccinazioni, mi pare di aver capito che questa rilevazione riguarda coloro che hanno avuto le due vaccinazioni, quindi anche il richiamo. Ora, specialmente chi ha fatto il vaccino AstraZeneca sa che il richiamo avviene dopo qualcosa come 3 mesi, quindi bisogna vedere quanti hanno fatto la prima vaccinazione, forse questo sarebbe un'indicazione un pochettino più utile, sicuramente è un dato molto migliore di quel 28% che è stato citato. No, infatti però qua il report indica proprio il ciclo completo. Il ciclo completo, esattamente, sì. È Che chiaro che bisogna fare il ciclo completo, però se ci vogliono 3 mesi fra una vaccinazione e l'altra, è evidente che non possono che essere pochi coloro, solo quelli che hanno fatto Pfizer possono avere fatto il ciclo completo, perché quella richiede la seconda vaccinazione, viene fatta di solito 3 settimane, 20 giorni dopo, anche prima della prima vaccinazione. abbiamo visto un trimestre di grande successo, ma solo per le borse. Non possiamo dire per quanto riguarda il recupero dell'economia reale, però che cosa segue a suo avviso nel prossimo trimestre per l'economia reale dell'Eurozona, ma in primis per l'Italia, basandoci appunto alla campagna vaccinale e ai dati che abbiamo attualmente a suo avviso? Beh, io mi aspetto sulla base degli indicatori che abbiamo, in particolare sul settore manifatturiero, il PMI, gli ordini, mi aspetto che ci sia un recupero, però un recupero modesto. Non mi aspetto nulla di simile a quello che era successo nel famoso terzo trimestre dell'anno scorso, nell'estate. Spero che per l'estate di quest'anno la campagna vaccinale sia arrivata a buon punto e quindi ci sia una ripresa analoga a quella che abbiamo visto l'anno scorso. Invece qualche giorno fa abbiamo sentito anche le stime del Fondo Monetario Internazionale che naturalmente ha ribadito più volte che l'outlook dell'Italia dipende dal virus che ripetiamo sempre il punto principale. Purtroppo il PIL del 2021 intanto stimato per il 4,25% che potrebbe variare. Lei è d'accordo con queste stime o meno? Diciamo, è una stima possibile che naturalmente è soltanto un parzialissimo recupero rispetto a quello che abbiamo perso nel 2020 e rispetto a quello che avevamo perso nel 2019 rispetto al 2007, quindi ci siamo molto impoveriti negli ultimi anni e facciamo fatica anche in queste stime, diciamo, del Fondo Monetario a recuperare il nostro livello e il tenore di vita. Alcuni naturalmente sono protetti, i lavoratori nel settore pubblico, i percettori di pensione in generale sono protetti, ma ci sono tantissime persone che invece protette non lo sono affatto, a cominciare da coloro che hanno dovuto chiudere in questi gli alberghi, i ristoranti, tutta la catena del turismo e tutti i lavoratori del settore privato, quindi lavoratori e imprenditori del settore privato. Quindi credo che sia vero quello che ha accennato Draghi, cioè che c'è un'altra crisi che
una brace che sta sotto la cenere e che ancora non si è vista completamente. Sì, assolutamente sì, che però non è una cosa per niente positiva. Intanto vorrei leggerle un altro dato e naturalmente le chiediamo di aiutarci per capire come interpretarlo. Abbiamo visto anche il resoconto di Banca Italia, cala nel 2020 l'utile netto della Banca d'Italia, sceso a 6,3 miliardi, 2 in meno rispetto al 2019 a causa dei maggiori interessi negativi sulle operazioni di rifinanziamento e della flessione dei rendimenti dei titoli in euro e in valuta. E quanto afferma il governatore Ignazio Visco all'assemblea dei partecipanti al capitale, secondo cui l'Istituto Centrale destinerà allo Stato 5.906 milioni dell'utile, che in aggiunta a imposte di competenza per 1.409 milioni. Allora, le chiediamo naturalmente un aiuto per quanto concerne l'interpretazione di questi numeri. Sì, dunque, intanto bisogna dire che questi utili sono molto grandi rispetto a quelli che c'erano storicamente, cioè prima del 2019 e anche del 2018, perché con il quantitative easing e poi gli acquisti della Pandemic Credit Line è enormemente aumentato il portafoglio titoli di tutte le banche centrali e anche della Banca d'Italia. Però i rendimenti su questi titoli sono molto bassi e in molti casi sono negativi. Mentre peraltro i depositi delle banche presso la Banca d'Italia, anziché essere un costo per la Banca d'Italia, sono un fatturato per la Banca d'Italia, perché anche lì ci sono tassi negativi. Quindi stiamo arrivando, diciamo, portando la cosa un pochettino all'estremo, si sta generando un paradosso per cui gli attivi generano perdite e i passivi generano guadagni. Con i tassi negativi effettivamente è così. Non siamo esattamente a questo punto, ma certamente la riduzione dei rendimenti degli attivi, sia il rifinanziamento delle banche sia l'acquisto di titoli, genera una riduzione degli utili della Banca d'Italia. Un'ultimissima domanda, abbiamo assistito veramente di un liquidità iniettata sia sui mercati ma anche nell'economia reale per quanto riguarda gli Stati Uniti. Adesso c'è un altro piano in arrivo, naturalmente deve essere votato e approvato dal Congresso, che non sarà così facile per vari motivi, ma la disturba questa discrepanza tra la liquidità che abbiamo visto negli Stati Uniti e la liquidità a livello europeo, a livello Unione Europea, che comunque per il recovery bisogna attendere ancora e non si sa naturalmente se ci saranno dei ritardi per quanto concerne i singoli paesi. Beh, dunque, diciamo, le cose che ha fatto Trump fino adesso, quindi il piano cosiddetto ARPA da 1,9 miliardi di euro, non è confrontabile con il Next Generation EU, perché ARPA è un piano molto grosso, effettivamente 5% del PIL sul 2021, non è 1,9 trillion sul 2021, è solo 1,1 trillion sul 2021, il resto è spalmato sugli anni successivi, ma comunque sono 5% del PIL, e questo è un numero che va confrontato con i numeri dei piani per i ristori o sostegni che sono stati fatti dai singoli paesi europei. Un confronto effettivamente un pochettino più sì, per il fatto che naturalmente il Next Generation EU è un piano di lungo termine che non è fatto per dare ristori, ma per rilanciare l'economia e trasformarla. Quindi il confronto può essere fatto fra il nuovo piano annunciato da Biden e il Next Generation EU. E lì effettivamente Biden annuncia un piano che è enorme. Bisogna vedere quanto,
diciamo, è spalmato su 8 anni, da quello che si capisce, bisognerà vedere poi i dettagli. Certo, diciamo, gli Stati Uniti possono permettersi di fare di più di quello che probabilmente può fare l'Europa per tanti motivi, sia politici che finanziari. Faccio notare che il General Government Debt, cioè il debito del federale più quello degli state and local governments, è arrivato a fine 2020 al 127% del PIL, il che è, insomma, francamente un valore molto alto e è destinato ad aumentare ancora. C'è stato un recente rapporto di Fitch che lo ha confermato sulla base di questi piani di Biden. Naturalmente gli Stati Uniti si possono permettere cose che per altri paesi sono un po' più difficili, anche perché, diciamo, c'è una grande domanda di dollari nel mondo e di asset in dollari che in fondo questi piani consentono di soddisfare. Non c'è un'altrettanta domanda di euro. Questo era uno dei punti che anche questo è stato fatto da Draghi in risposta ai vari piani che su cui si sta ragionando in Europa per dare un ruolo maggiore a livello internazionale all'euro, che però ancora non compete come valuta di riserva, come valuta degli scambi con il dollaro. Grazie mille a Giampaolo Galli, Osservatorio Conti Pubblici, Università Cattolica. Grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento e buona Pasqua. Arrivederci, buona Pasqua a voi.